Unboxing di KEF R300, sono diffusori a tre vie, diffusori che possono essere utilizzati sia in un ambito stereo sia in un ambito multicanale. Verranno prese per ambito stereo. Il vantaggio rispetto ad altri diffusori buoni, come per esempio Focal 906 Aria, similari, è che queste hanno un impatto più trasversale, possono essere utilizzate sia per quanto riguarda la musica classica, ma sia anche per generi più moderni, quindi rock, anche il jazz, possono essere utilizzati anche in ambito cinematografico e perfino, diciamo, in ambito videoludico, se chiaramente sfruttate bene l'audio nativo, insomma, non la traduzione in italiano. Perché ho scelto questo? Proprio perché sono trasversali, essendo a tre vie, possono recuperare uno spettro di frequenza molto più ampio. Andiamo a vedere. Qui abbiamo il manuale. Ora abbasserò un po' la roba così sarà più semplice. Allora, qua abbiamo la confezione. Il manuale lo faccio vedere anche meglio dopo. Vedete, molto, molto massiccio anche l'imballaggio. Ogni cassa sono 12 kg. La facciamo vedere meglio dopo, togliendo dopo lo scatolo. Questa è la parte frontale che poi vi farò vedere meglio dopo. Richiedono un'amplificazione, un amplificatore tra i 25 e i 120 watt per canale. I diffusori hanno un output massimo di 110 decibel e un'impedenza nominale di 8 Hm. Quindi non stressano molto l'amplificatore. Andiamo a vedere le singole casse. L'imballaggio è buono. Li ho presi in colore nero. È anche presente il colore nude, volendo. E questa è la cassa. Qua trovate il marchio KEF, è lucido il materiale, molto, molto squadrato, punta più alle prestazioni che a farsi ammirare. Come vedete sono casse biamplificate, quindi se avete un amplificatore che può permettere la funzione di biamplificazione, ne potete fare uso. Andiamo a vedere tecnicamente cosa abbiamo. Il woofer da 16,5 che si occuperà delle basse frequenze e poi abbiamo il sistema brevettato UNIQ-Q che mette insieme il mid-range da 12,5 con il tweet da 2,5.
a vedere lo sportello anteriore. C'è scritto kef, non so se vedete in controluce. Poi, molto bello perché qua è a delle calamite, vedete si è appoggiato. Faccio rivedere. Queste sono le calamite. Questo è il classico foglio informativo che non dice niente di che, ovviamente dà i vari indirizzi della sede, qualora si abbiano problemi. E questo poi è il manuale che vale sia per le R100 che le 300 in questo caso e modelli successivi. Vediamo se ci sta l'italiano. Sì, c'è l'italiano già nell'introduzione. Volendo i sistemi di aggancio. Quindi mancano i cavi. Cavi che spesso e volentieri non sono neanche nelle confezioni degli amplificatori, quindi quando comprate amplificatori e casse ricordatevi di comprare anche a parte i cavi. Beh, direi che ho fatto vedere tutto e termino qui.